il frate eretico che viene rinchiuso nel palazzo dell'Inquisizione, lo Steri a Palermo, e che durante la tortura riesce a uccidere, a fracassare il cranio al suo inquisitore Cisneros, che è sepolto lì a due passi alla chiesa della Gancia. Tutto questo accade a Racalmuto e Sciascia ce lo racconta in Morte dell'Inquisitore. Se noi riuscissimo a far venire i ragazzi che hanno letto queste opere, quest'opera, a Racalmuto, li portiamo davanti alla grotta di Fradico la mattina, magari la illuminiamo, mettiamo un sentiero, un cartello, perché oggi forse non la riconoscerei neanch'io, poi magari li portiamo al castello Chiaramontano e mettiamo in scena con una cooperativa teatrale di ragazzi che invece di scappare possono fare gli attori, una scena con Fra Diego che uccide il suo inquisitore. Poi passiamo al teatro Regina Margherita, entriamo e magari vediamo i personaggi di Sciascia, Don Mariano e il capitano Bellodi, che parlano di Ominicchi e Quaraquaquà. Bene, c'è la possibilità di staccare questi ragazzi, di conquistare a questo progetto gli insegnanti di tutta Italia. Ecco perché questo progetto, al quale hanno cominciato a credere in tanti, anche all'interno della regione siciliana, lo so, tutta la diffidenza massima è legittima. La burocrazia ci fa venire un po' l'orticaria straordinaria. Chiunque di voi sarà stato una volta a Trastevere a Roma, avrà visto la statua del Belli. Ebbene, io soltanto ieri sera ho scoperto che la statua del Belli è stata realizzata da uno scultore di Caltanissetta che si chiama Tripiciano. È la statua è che a Caltanissetta da un anno esiste un museo di Tripiciano e che tutti i bozzetti di Tripiciano sono tornati dallo studio romano a Caltanissetta. Ma già solo su questo potremmo costruire un percorso per cui ogni romano che viene si va a vedere la casa dello scultore del Belli. Però noi spesso i nostri tesori ce li teniamo nascosti. Se penso a cosa c'è nella biblioteca centrale di Palermo, Corso Vittorio Emanuele, bellissima, no? In una stanza segreta e riservata, dove non può entrare nessuno, esiste una cassaforte di cui nessuno ha le chiavi se non due persone fidatissime che non la darebbero neanche al generale dei carabinieri che comanda la Sicilia. Cosa c'è là dentro? C'è il sigillo d'oro di Federico II. Cioè, stupor mundi. Ma come? E ce lo teniamo nascosto in cassaforte invece di metterlo in una teca e chiedere ai tedeschi di fare la fila per vedere il sigillo del loro avo? Ecco, queste sono le contraddizioni che dobbiamo superare, e cerchiamo di farlo anche con questo progetto che è la strada degli scrittori. Voi vedete